Amici di Stato Quotidiano, questo è il 1° ottobre del 2022 e ci troviamo in via Generale Michele De Finis proprio per onorare la figura del generale Spontino ed è qui con noi per un'intervista il figlio del generale, l'avvocato Luigi De Finis, direttamente da Trento qui a Manfredonia per onorare suo padre. Avvocato, innanzitutto grazie mille per essere qui con noi. Il primo ricordo di suo padre. Primo ricordo di mio padre è il suo amore per Manfredonia. Io ho sempre detto scherzosamente ma sinceramente che mio padre era un manfredoniano doc, nel vero senso della parola, perché era attaccatissimo alla sua terra. La sua professione, il suo lavoro lo ha portato sempre più a nord, ha risalito l'Italia pian piano, prima a Chieti, poi in Toscana, poi a Trento, Padova e di nuovo Trento. Il suo cuore era rimasto tutto ancorato a Macedonia e ne parlava con estremo amore. Il problema è che poi, col passare del tempo, noi figli avevamo raggiunto delle collocazioni lavorative a Trento e dintorni, e quindi eravamo quattro fratelli, adesso siamo soltanto due, tutti con collocazioni abitative e poi anche collocazioni familiari a Trento. E allora l'idea di andare a Manfredonia per mio padre non poteva essere coltivata. Però ha avuto un rimpianto sempre immenso, il suo sogno era poter rivivere a Manfredonia. E quindi io ritengo di onorare la sua memoria anche cercando di essere sempre presente qui a questa cerimonia, perché è un obbligo ascendere da Trento, a cui non posso sottrarmi. Potrei scendere in occasioni di vacanze, in altre occasioni allegre o comunque importanti, ma va a finire che non ci si riesce. Invece, quando c'è questa commemorazione, ci riesco sempre e ci tengo a riuscirci, in memoria di mio padre. La figura di suo padre è quella di un eroe alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un eroe italiano, è molto, diciamo, significativa soprattutto in questo periodo di incertezze. È stata una figura di pace in un periodo in cui diciamo, molto più che in altre epoche serve pace. Sì, il periodo che interessa è quello che va dall'8 settembre del 43 fino all'aprile del 45. Il Trentino fu immediatamente occupato dalle forze tedesche e dalle forze naziste, le quali pretesero che tutti i corpi di polizia locale e tutti gli amministratori locali facessero un atto di acquiescenza e di riconoscimento. Mio padre, con i suoi carabinieri, si rifiutò. Venne in questo modo costituito quasi per ragioni amministrative e politiche una sorta di pseudo-stato che comprendeva le province di Trento e Bolzano di Belluno, il cosiddetto Alpenvorland, a capo del quale furono messi personaggi che non intendevano in nessun modo acconsentire al dominio nazista o alle pretese dei nazisti, ma che cercavano di fare il possibile per evitare anche che i nazisti attivassero ritorsioni o minacce o misure odiose nei confronti della popolazione. E in questo modo non soltanto si cercò di proteggere la popolazione, ma anche cercò di sottrarre quanto più possibile i cittadini a operazioni di rastrellamento, a operazioni di punizione per coloro che erano contrari, a operazioni in certi momenti anche di avvio di persone ai campi di concentramento su in Germania. E l'operazione, in particolar modo a Trento, venne condotta soprattutto da un triumvirato, un avvocato Bertolini, che era stato nominato commissario pro-tizio, il dottor Mendini, che era stato nominato un amministratore, e mio padre aveva preso il comando delle forze dei Carabinieri, che si opponevano quindi a quelle che erano le pretese più o meno vessatorie, ingiuste, provocatorie dei nazisti e che cercava di trovare questa un'altra popolazione. Tantissimi furono sottratti quindi a sanzioni, anche in alcuni casi capitali. In questa maniera tantissimi furono avviati in questo modo in luoghi di assoluta sicurezza, dai quali poi emersero dopo la fine della guerra. In questo modo si riuscì, direi, a tutelare davvero la popolazione locale dal dominio nazista e di questo fu dato sempre un grosso riconoscimento dopo la fine della guerra. Quindi fu un'opera indubbiamente intensa, anche molto 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 pericolosa, perché se questa specie di, chiamiamolo doppio gioco, fosse stato scoperto, si sa dove sarebbero finiti tutti, ma comunque mio padre riuscì a organizzare con tutti i suoi carabinieri e con le altre forze di polizia, con le quali riuscì evidentemente a stabilire una serie di contatti molto proficui, molto importanti, riuscì a realizzare questo programma di tutela dei trentini e della popolazione locale.
devo dare atto che i trentini sono stati molto riconoscenti. Cioè, è stata un'attività che ha permesso di dire a qualcuno: meno male che c'era un pugliese in Trentino. Quindi, sotto questo profilo, doppio motivo di buon onore per Puglia e Manfredonia in particolare. La ringrazio, gentilissimo. Assolutamente, grazie infinite a voi. E mi seguo. Grazie.